Passiamo al tema edilizia scolastica. Chiamerei Gianni Napoli da Torino, anche lui. Salve a tutti, arrivo anch'io da Torino, come avete sentito. Il nostro tavolo di lavoro si è occupato di edilizia scolastica, un tema molto importante, anche perché le scuole italiane sono a pezzi, stanno cadendo, non solo cadono, ma c'è anche dell'amianto, ci sono situazioni veramente pericolose dentro la scuola. Questa è la terza volta che partecipo al tavolo di lavoro sull'edilizia come referente e prima di tutto voglio ringraziare i partecipanti, Cristina Bernardi, Tiziana Mancino, Leonora Carrano, sì, Francesco Norati, Bruno Rosati, Manuela Papola, Claudio Della Figliola e naturalmente ringrazio il gruppo di Latina che ci ha ospitato, sono stati magnifici, hanno veramente preparato le cose come dovevano essere. Voi sapete tutti che nella buona scuola di Renzi esistono tre tipi di scuole, la scuola bella, la scuola sicura e la scuola nuova. Allora, per la scuola bella finanzieranno 400 milioni di euro, cioè in poche parole loro danno 400 milioni per mettere a posto, non so, le varie scuole che sono tipo le finestre, le viti, quelle sono belle, quindi quelle non vanno, quindi danno 400 milioni a queste scuole. 244 milioni le danno alle scuole sicure, cioè che dovrebbero diventare sicure, cioè danno meno soldi alle scuole che dovrebbero mettere in sicurezza, mentre danno più soldi alle scuole che sono già in sicurezza. Quindi qua c'è qualcosa che non funziona, già questo. Sì, vabbè, si chiamano in vari termini. Comunque, che cosa vogliamo noi con questo incontro che abbiamo fatto più volte? Beh, vogliamo che la scuola sia soprattutto un luogo sicuro, perché non venga più quello che è successo a Vito Schifani, per esempio, no? Scafiti, scusate, sì. Ho letto, io vedo male, sono un po'. Ho i bambini di San Giuliano di Puglia, oppure gli studenti aquilani, i quali sono scampati al terremoto del 2009 solo per puro caso, in quanto il sisma è venuto di notte, quindi le scuole sono chiuse di notte. L'anagrafe dell'edilizia scolastica, ecco, questo è un punto abbastanza particolare. Questa anagrafe nelle varie regioni, io sono andato a cercarmele, ho trovato un'anagrafe dell'edilizia scolastica, perché non pensavo di trovarla, in Toscana, Firenze. In Toscana ho notato che esiste un'anagrafe dell'edilizia scolastica, però questa anagrafe nessuno può andarla a vedere, la possono vedere solo gli addetti ai lavori. Quindi noi chiediamo che questa anagrafe sia trasparente, cioè che anche un cittadino possa vedere questa scuola, se c'è amianto, non c'è amianto, se è strutturata bene. Insomma, questo per quanto riguarda la Toscana magari c'era, ma se voi andate nelle altre regioni non esiste. C'è solo la dicitura anagrafe dell'edilizia scolastica, però dentro è una scatola vuota, non c'è niente. Quindi questa è un'altra cosa che bisogna far emergere. Poi pensavamo di implementare una pedagogia che attraverso l'inserimento di progetti sull'educazione e sulla sicurezza da indirizzare sia ai professori ma sia anche agli studenti, perché no? Perché non fare anche questo dentro la pedagogia, no? Poi una commissione anticorruzione sull'edilizia scolastica per verificare l'impiego di fondi destinati all'edilizia. Quindi questo è molto importante. Sappiamo gli edifici fatti con cemento depotenziato, insomma, non è la prima volta che ci succede. E poi abbiamo pensato, al nostro tavolo ho avuto la fortuna di conoscere una persona che arrivava dall'Aquila. È venuta da noi e ci ha parlato dei vari problemi che ci sono all'Aquila e ha detto: ma perché non creiamo un laboratorio di sostenibilità e prevenzione, tutela dell'ambiente proprio all'Aquila? Facciamo un laboratorio all'Aquila.
Cioè, questa potrebbe essere un'idea eccezionale, no? Da questo punto di vista. Creare una commissione d'inchiesta sull'utilizzo dei fondi stanziati per l'edilizia scolastica nel cratere Aquilano, dove per la costruzione dei MUSP, solo per la costruzione dei MUSP, cioè i moduli scolastici ad uso provvisorio, sono stati spesi 100 milioni di euro. Non un milione, 100 milioni di euro, cioè una cosa allucinante. Quindi, considerando l'enorme spesa relativa all'affitto degli istituti privati, perché ci sono molti che lo Stato affitta anche degli istituti privati per avere delle scuole, che sono circa 1000 in tutto il territorio nazionale. Quindi chiediamo di investire invece quelle spese in costi per la costruzione di nuovi edifici, per esempio. Ora ce n'è da dire parecchio, però io di solito sono molto sintetico, quindi per adesso mi fermo qui e vi ringrazio per l'ospitalità a tutti. Grazie a Gianni.